Anniversario importante per l'Ordine degli Psicologi delle Marche che in 30 anni di attività è passato da 250 a 2.800 iscritti. Il servizio pubblico ad oggi ha presentato, a causa della pandemia, anche delle difficoltà nel gestire l'enorme richiesta di sostegno psicologico, quindi riteniamo importante che l'organico del pubblico venga arricchito e implementato, così come riteniamo importante anche che ci sia una psicologia più massiccia nel territorio, nelle istituzioni, all'interno delle scuole, per andare proprio ad intercettare in maniera anche preventiva i disagi che stanno venendo fuori e che potrebbero venire fuori. Tanti i cambiamenti della professionalità della psicologia, dai riconoscimenti legislativi alle prime contrattualizzazioni, alla sensibilizzazione nei riguardi dell'approccio alla psicoterapia. L'approvazione della legge ha sostanzialmente affermato tre principi basilari. Uno, l'identità e la specificità della professione di psicologo. Due, la definizione di un unico canale formativo. E da ultimo, la competenza diagnostica e terapeutica dello psicologo. È stata una lotta durissima perché da parte dei medici, soprattutto degli psicoanalisti, c'era una grande ostilità nei confronti della figura dello psicologo, che veniva vissuta un po' come una figura, diciamo, più portata per la riabilitazione che per la psicoterapia, per la psicoanalisi. In 30 anni l'Ordine degli Psicologi Marchigiani ha sempre mantenuto la stessa segretaria, mentre dall'inizio dell'epoca Covid è aumentata l'attenzione verso una materia fondamentale per qualsiasi generazione di persone. E per un anziano aver perso comunque le relazioni, i rapporti sociali può portare anche problemi importanti anche da un punto di vista cognitivo, quindi problematiche trasversali a tutte le età.